Volti, persone che incarnano vecchi e nuovi mestieri, facce che diventano scatti e foto e che raccontano a loro volta della nostra regione. A Pescara, la Facoltà di Architettura dell'Università d'Annunzio, il critico d'arte Achille Bonito Oliva e il fotografo di fama internazionale Oliviero Toscani hanno presentato il premio Territorio Abruzzo, il concorso promosso da ARIA, Fondazione Industriale Adriatica, con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, in collaborazione col Politecnico di Milano e l'Università d'Annunzio, e che permetterà agli studenti delle superiori di raccontare aspetti tipici del territorio Abruzzo come i vecchi mestieri, in collaborazione con artisti e docenti di grande spessore. Il tema scelto quest'anno è proprio Razza Abruzzo, 1001 lavori. D'altronde Toscani ha proposto in questi anni con i suoi lavori una serie di volti e fisionomie che ne hanno caratterizzato l'opera artistica più recente. Il premio è rivolto agli studenti delle classi quarta e quinta delle superiori, con la direzione artistica di Achille Bonito Oliva. Oliviero Toscani usa la fotografia. E nel suo uso è uno dei più grandi artisti, a mio avviso, contemporaneo, perché sintetizza col suo sguardo un lavoro di documentazione e un lavoro che rappresenta una visione del mondo dal suo punto di vista. Quindi, mentre la fotografia generalmente sembra un genere statistico, neutrale, oggettivo, impersonale, lui è riuscito a dargli un'intenzione e non solo, ma ha costruito una poetica. L'autore internazionale di riferimento è proprio Oliviero Toscani, al quale sarà conferito il premio di riconoscimento al valore sociale di tutta la sua ultima ricerca. La fotografia è semplicemente l'arte moderna, come la letteratura. Tutti sanno leggere e scrivere, pochi sono gli artisti, pochi sono gli scrittori, gli autori. Quindi è bellissimo che adesso, giorno d'oggi, tutti sappiano fotografare e qui si vedrà chi è veramente fotografo e no. Senta, la foto che scatterebbe oggi dell'Italia. Fa schifo. Un cesso. L'Italia non è un cesso, proprio gli italiani facciamo schifo. Siamo un popolo di vigliacchi, di paurosi. Chiaro, non si può generalizzare, ma mediamente avete visto cos'è stato votato ai tempi, è una vergogna. Io giravo il mondo, ero sempre preso in giro da tutti, insomma, uno c'è da chiedersi perché.